Il Milan quest'anno in casa ha sempre vinto, il Chievo fuori casa viceversa non sbaglia davvero un colpo. Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte, ora la parola però passa al campo. Ancora Costa alla rimessa, scambia con Da Silva, il tocco di ritorno, il cross tagliato, interessante! Arriva l'inserimento di Franchini, il gol! Subito il gol, il gol, il gol! Gb! La prodezza di Gb! Primo gol in campionato, Chievo in vantaggio dopo 2 minuti di gioco, che partenza! Petagna vuole accelerare di potenza, se ne va Petagna, cross sul secondo palo, Cristante al volo, cicca clamorosamente, l'azione però non è finita, colpo di tacco per Ganz. Entro l'area di rigore, il cross basso, Provedel la tiene in due tempi e salva anche il corner. Primi applausi del Vismara. La tiene però in campo il numero 10 rossonero di Molfetta. Cerca qualche idea, aspetta il movimento di Ganz, scarica su Strasser, ancora Cristante, nuovamente di Molfetta, lo spazio per il destro, il pallone che esce di poco. E allora 27:30 sul cronometro, Ferretti alla rimessa. Troppo corta per Petagna, Da Silva subito di prima, gran palla per Cisotti che supera molto bene Iotti, Cisotti il destro! L'azione non è finita, Franchini sulla respinta, prima di lui Strasser sarà rimessa dal fondo, ma che Chievo amici sportivi. Finta la profondità, poi va incontro, la palla stavolta era giusta. Petagna ancora lotta col gran fisico che ha. Riesce a smistare sulla sinistra per Pinato, vuole accelerare, supera Franchini in qualche modo, scarico per Cristante, carica il destro secco, Provedel ci mette una pezza e stavolta Cristante la mira l'aveva trovata. Burato, Da Silva, altra grande girata di Da Silva che se ne va con un numero straordinario. C'è il buco per Cisotti, Cisotti contro Ferretti, vediamo se riesce ad andarsene. Cisotti che frena, dentro per Da Silva, solo davanti al portiere Da Silva. Da Silva tocco sotto ed è un gol meraviglioso di Victor Da Silva. Mamma mia che giocatore, amici sportivi. Applausi a scena aperta anche di qualche tifoso rossonero. 0-2 Chievo, Da Silva che gol. Cristante ancora Piccinocchi, azione infinita del Milan. Cambio di gioco orizzontale, Franchini stavolta non ci arriva, buono il controllo di Pinato a seguire, si continua, Ganz si libera sulla tre quarti, il destro! Pallone che passa fuori di poco, la giocata di Simone Andrea Ganz, stavolta brivido per Provedel. GB si intromette con grande tranquillità per Franchini, Cisotti nello spazio, va a controllare di tacco per Da Silva, la giocata è strepitosa, Da Silva, il tocco di Da Silva! La parata di Narduzzo che tiene a galla il Milan! Chievo a un passo dal 3-0. Cristante taglia profondissimo verso Petagna, il pallone è buono, lo lascia passare Magri, Petagna vince il rimpallo con Magri, l'uscita di Provedel, si mette probabilmente il gambone Koulibaly ed è una deviazione decisiva quella del Maliano, calcio d'angolo per il Milan, stavolta veramente pericoloso. E Franchini con calma riparte da Koulibaly, Fochesato. Adesso il Milan resta molto più alto, il lancio è buono di Fochesato, la palla che resta giocabile per Cisotti! Iuri Cisotti 0-3! Iuri Cisotti, pallonetto e 0-3! Lancio lungo di Fochesato, difesa da belle statuine del Milan. Ora attenzione al contropiede per il Chievo, sono in 5 contro 3. La cavalcata di Costa, sulla sinistra c'è Franchini a tutta velocità, il pallone è per lui, esce Iotti su di lui, tocco dentro, ecco, mano a vuoto Cisotti! La deviazione clamorosa con la spalla di Ferretti, 4-0 solo sfiorato dal Chievo. Si prevede davvero un sabato da ricordare per la truppa di Lorenzo Danna. Davvero giornata da segnare col circoletto rosso sul calendario. Ancora il pallone dentro, Ganz! Però non bisogna, come il sottoscritto, perdere l'attenzione sulla partita perché il Milan, che le rimonte le ha già fatte quest'anno, prova a dare un senso al finale. 33esimo, il gol di Ganz, è il quinto per lui in campionato, è il 3-1 del Milan. Ekuban resiste, se ne va dal compare contro Iotti. Ekuban arriva sulla destra. GB, il pallone che viaggia sulla sinistra con un'entrataccia. Ancora Cisotti, Cisotti su Iotti, Cisotti! Iuri Cisotti 1-4! È il Chievo superstar al Vismara! 1-4, che calcio! Montresor. Tocco per GB, inseguito da Henty, morbido verso Ekuban. Palleggio su Iotti, arriva anche Pinato, c'è il fuorigioco di Iuri Cisotti. Questo è fuorigioco, Cisotti che viene lasciato libero di dare a Paruzza il gol del 5-1. Questo è fuorigioco assolutamente,
però il Chievo non si fa pregare e approfitta di questo regalo della terna. Uno in tutta la partita, ci può anche stare, 1-5 Chievo. Ciburato da casa sua, il pallone però viene subito respinto. E può finire qui, può bastare così, dice Rapuano di Rimini. È un Chievo superstar, quello che sbanca 5-1 il Vismara di Milano. Milan al tappeto sottoterra contro un Chievo così. C'è davvero poco da fare.